Consult è una società torinese che da 30 anni si occupa di gestione elettronica dei documenti. Lo fa con una propria soluzione, con un proprio software che ha sviluppato 25 anni fa e che è evoluto negli anni assieme ai clienti. L'obiettivo delle nostre soluzioni è quello di cercare di aiutare le aziende a dare efficienza nei processi lavorativi, quindi a lavorare senza la carta, diciamo così, lavorando con il documento informatico. Tre o quattro anni fa, abbiamo annunciato la nostra nuova soluzione, che si chiama Top Media Social Net, che ha come novità che è una piattaforma documentale. E con questa nuova piattaforma documentale noi diamo risposta alle soluzioni dei clienti, soprattutto quelli più grandi per quanto riguarda le caratteristiche enterprise, oppure quelli più piccoli per soluzioni di tipo entry che possono essere utilizzate facilmente dai clienti. L'obiettivo del nuovo prodotto era quello di poter far evolvere la nostra offerta. Quindi passando da vendita di soluzioni on-premise in casa dei clienti a servizi su cloud. Perché? Perché le piccole aziende, soprattutto in un mondo oggi di fatturazione elettronica che sta diventando obbligatoria o di gestione documentale, sono molto interessate a questo tipo di soluzioni. L'obiettivo nostro è stato realizzato già da 3 o 4 anni fa con altri data provider, però noi abbiamo voluto con Aruba focalizzarci su un provider che fosse italiano, ma soprattutto che avesse già investito anche nel nostro mondo documentale. Quindi Aruba è esperto di posta elettronica, di documento informatico, di firma digitale, quindi condividiamo diversi argomenti. L'obiettivo era con loro poter mettere a punto delle soluzioni che ci consentissero di entrare in questo nuovo mercato. Abbiamo contattato diversi provider, però quello che ci è piaciuto subito di Aruba è il fatto che Aruba ha cercato di coinvolgersi con noi nella realizzazione del progetto, aiutandoci non solo fornendoci i data center o l'infrastruttura, ma fornendoci anche, secondo nostra richiesta, tutta la consulenza necessaria per migrare dal vecchio data center al nuovo data center. Questo per noi è stato molto importante, perché si è creato un gruppo di lavoro misto tra i nostri tecnici e i tecnici di Aruba, che ci sta consentendo di arrivare veramente alla soluzione. Un altro aspetto molto importante che è emerso nella collaborazione con Aruba è stata la flessibilità contrattuale che Aruba ci ha proposto, perché ovviamente partendo noi con un progetto che da aprile ad ottobre ci porterà a migrare tutte le nostre soluzioni dal vecchio data center al nuovo data center, è chiaro che anche gli impegni economici che sono legati ad avere un doppio data center sono importanti, e quindi Aruba ha capito questo e, oltre ad aiutarci a farlo, ha accettato contrattualmente di crescere gradualmente nell'addebito dei corsi verso di noi fino a un completo trasloco della soluzione. Quindi questa flessibilità contrattuale è stata per noi molto importante e ci ha aiutato nella scelta verso Aruba, perché attualmente noi non abbiamo iniziato ora con Aruba, noi avevamo già le nostre soluzioni in cloud con un altro provider, che però era una realtà internazionale che ci dava solo la parte di fornitura delle infrastrutture, mentre noi volevamo anche un coinvolgimento di tipo tecnico o proprio sul tema della gestione documentale, delle firme digitali, della fatturazione elettronica. Quindi la scelta verso Aruba è stata importante, però la migrazione, noi abbiamo attivi quasi un centinaio di aziende nel vecchio data center che stiamo migrando totalmente verso il nuovo data center in Aruba, data center col quale noi cresceremo anche nei confronti dei clienti. Un altro aspetto importante è il fatto che Aruba è una realtà italiana e quindi le leggi italiane sulla conservazione digitale dei documenti, sulla fatturazione elettronica, sulle firme digitali, che sono delle caratteristiche peculiari della legislazione italiana, siccome sono approfondite anche ad Aruba, allora questo fatto per noi è molto importante, perché possiamo collaborare anche applicativamente con il nostro provider. Noi siamo stati colpiti dalla visita che abbiamo fatto a Ponte San Pietro, perché l'investimento su Ponte San Pietro è sicuramente molto, molto importante.
Noi che lavoriamo nel mondo della conservazione digitale dei documenti con l'accreditamento AGID, per noi è importante anche garantire servizi di disaster recovery che sono garantiti da Ponte San Pietro ad Arezzo, ad esempio a oltre 400 km di distanza. Mentre prima noi fornivamo questi tipi di servizi, ma erano Milano su Milano. Quindi in un concetto di disaster recovery è evidente che anche la location è importante, perché se succede qualcosa in quella location, il fatto di poter avere, diciamo, la ripartenza da altre parti lontane è assolutamente importante. E poi anche gli obiettivi di espansione che ha Aruba nell'ambito dei data center, quello che sarà l'ingrosso investimento di Roma, che abbiamo visto, diciamo, ci consente di vedere spazi illimitati nella crescita anche dei nostri servizi. Nel futuro possa esserci un'interessante collaborazione tra Top Consult e Aruba, perché Top Consult ha i contenuti di consulenza professionale, soprattutto verso i mondi gestionali, nel mondo del documento informatico. E quindi credo che abbinando questo nostro know-how alle conoscenze di Aruba e all'importanza di Aruba nel mondo della fornitura del cloud, si possa arrivare a spingere delle collaborazioni che possono essere molto vantaggiose per entrambi. Aruba potrebbe avvantaggiarsi della conoscenza professionale di Top Consult e delle caratteristiche di integrazione con i software gestionali che sono uno dei nostri punti di forza negli ultimi 30 anni.